Buongiorno amici, ben ritrovati. Allora, oggi vado a fare una cosa che secondo me interesserà parecchia gente, ai giovani, ragazzi, agli appassionati anche del barbecue, anche se noi non andremo a fare un barbecue. Però vado a parlare di una cosa che tutto il mondo ne vanno matti, ne vanno ghiotti, le costine. Le costine, le famose costine, come fanno gli americani, sono i più bravi del mondo. È vero, fanno delle costine buonissime. Io vi presenterò una tecnica e una procedura fighissima, che devo dire anche stavolta, dico sì, è una cavolata, è una cavolata, bisogna solo vederla. Però avrete delle costine succulente, che la carne si stacca dall'osso, ottime da mangiare con le patatine fritte, patate arrosto, con le patate, ovvio. Insomma, i posti come Roadhouse, gli americani ci fanno una pippa, credetemi. Se le provate, le proverete. Allora, intanto una regola. Per fare questa ricetta, perché che venga un ottimo risultato, abbiamo bisogno di questo tipo di costine. Vedete, qualcuno le chiama le costine di punta, sono delle costine più piccole, cioè non vanno bene quelle coste grandi, così grosse. No, ci vogliono queste qui. Ad esempio, questa è un pelo più grossettina, ma ha molta carne magra. Ma devono essere queste. Io vi posso dire che le trovo confezionate anche sottovuoto nelle Coop, nei Conad. Si trovano comunque. Se avete una macelleria, ancora meglio. Poi, l'unica cosa, l'unico passaggio che è da fare, che di solito non si fa quando noi cuciniamo le costine anche al barbecue, perché siamo abituati queste costine a cucinarle al barbecue, oppure al barbecue, finirle nel forno, così. Qui, dalla parte dell'osso, c'è una membrana. Vedete, questa membrana qui, che viene via in un attimo. Vi faccio vedere. Allora, questa l'ho già fatta, questa l'ho già fatta, questa non l'ho fatta. Con un coltellino vado a prendere l'inizio. È facilissimo, eh? Poi con un pezzo di carta, dobbiamo sollevare una volta presa dopo parte. Questa qua l'ho già sollevata, facciamo prima questa che... Questa qui, guardate, già sollevata. Vedete, viene via. Allora, la ricetta viene anche se non la cavate, però questa cosa qui fa piegare un po' le costine. Mi è rimasta questa che è un pochino più ignorandella. Insomma, se la cavate vi viene meglio. Se non la cavate vi viene lo stesso. Però, eccola. Ok, poi un'altra cosa da fare per questa ricetta, prima di iniziare. Mettere su un tegame di brodo. Eccola qua. Ce n'è rimasto un pezzetto qua. Eccola, cavata tutta. Questa naturalmente io vado ai miei gattini. Ok, ora che le ho fatte tutte, controllo se ho fatto questa. No, le ho fatte tutte il piffero, scusate. Quello che dovete fare è mettervi su un tegame di brodo, anche di dado. Anche di dado vegetale, volendo, nel mio canale c'è la ricetta del dado vegetale fantastico, fatto in casa che si tiene in freezer. Io qui ho messo su un tegame di acqua e ci ho messo il mio dado che ho nel freezer. Ed è lì che bolle. Poi, ecco, questa era l'ultima, vedete come viene via bene. Bene. Poi, due padelle, io faccio due padelle perché ne ho tante, però voi una padella, mettete su una padella con un filo appena di olio, così. Io ne metto su due perché vedete sono tante, anche perché vanno pazzi ragazzi per questa roba, eh. Cioè questa roba qui con le patatine, ketchup, che ve lo dico, se avete dei figli dei ragazzi. Poi io le taglio a metà, quindi 1, 2, le vado a tagliare a metà. Questa qui mi sembra un po' più grossetta, grandina, la taglio in tre.
così, così. Però insomma andiamo a fare dei tranci, questa la tagliamo a metà. Vi consiglio meglio una padella antiaderente. E questa anche. Poi, questo olio, due spicchi in camicia, ecco la buccia. Così, e due rami di rosmarino. Poi, vado a mettere su queste coste. Qua gliene metto tre, a me ci vorrà un'altra padella. Poi la tiro fuori. Così, vediamo quante riesco a farle innestare. Così, mi serve un'altra padella, adesso la tiro fuori. Ora io vado a rosolarle bene di qua e di là, perché poi le metteremo da parte. Quindi, con una niente sale, niente, per ora niente. Solo una bella rosolata di qua e di là. Ci vediamo tra un po', poi vi faccio vedere, anzi vedrò di mettere il telefono sopra. Ora iniziamo a rigirarle. Vediamo se le vedete tutte. Vedete, alla fine ho dovuto fare tre padelle. Iniziamo a rigirarle. Così, vedete, semplicissimo. Allora, per gli amanti del barbecue, questa prima operazione della rosolatura, se volete, ora queste sono delle costine molto magre, ma se volete, per una questione di grassi, fare questo primo passaggio nel barbecue, va bene, gli date una bella rosolata da una parte e dall'altra, facciamo così, vedete meglio, nel barbecue, potete accendere il barbecue, io delle volte l'ho fatto, e sono venuta doppia. Vediamo se ne facciamo un po' di posticino, vedete, sono carica, oh, sono proprio cariche le mie padelle oggi, però questo è un cibo che piace veramente tanto, noi siamo in tanti, e io le farò con le patate fritte e un po' di patate lesse col prezzemolo che piacciono a me, però con le patate al forno, insomma, ora andiamo a rosolare bene anche dall'altra parte, le rigiriamo. Insomma, devono essere belle rosolate da tutte le parti e poi le andremo a mettere da parte. E poi vi faccio vedere dopo. È fighissima questa ricetta. Ecco una cosa, se vi capitano dei pezzi come questo, vedete che è bello grosso, è più grosso, andiamo a rosolarlo anche da questa parte, perché andiamo a chiudere i succhi e a concentrare i sapori. Continuiamo. Questa fase ci si sta un po' dietro, ecco, ci si guarda, si sta qui. La cucina è fatta di attenzioni. Eccoci amici, allora iniziamo ad avere dei pezzi pronti, vedete, rosolato da tutti i lati, non deve essere niente di cotto, ma solo rosolato. Ecco, non vi ho detto, la fiamma è alta, l'induzione la tengo al massimo, anche questo pezzettone, vedete, è tutto rosolato. E metto qua, lo vedete, vero? Ho messo olio a un piatto normale d'acciaio. Questa è l'induzione del mezzo, vedete, va un po' più veloce. L'induzione non è tutta uguale. Questo è rosolato. Iniziamo a questo quasi, questo un po' così. Voilà. Allora, intanto vi dico due cose, ci sono tante persone che mi stanno scrivendo, e tante, alcune persone che mi chiedono, ma non fai mai la pasta secca, tipo maccheroni, maccheroncini, rigatoni, fusilli, e, è vero, non ne faccio tanta, però a volte mi sembra un po' più banale, quindi casomai non faccio il video, perché non faccio il video di tutto quello che cucino, se no vi farei tre video al giorno, perché... forse non tre ma due, però insomma vi farà vedere anche le, no, facciamo le paste, insomma, la pasta secca, spaghetti, carbonara in questa casa si fa una volta a settimana, cioè, non c'è scampo, e così insomma,
volevo dirvi questa cosa che farò, va bene, farò, ora intanto, vedete, dopo butto via rosmarino, anche questa è pronta, voilà, iniziamo ad esserci, intanto questo lo spengo un attimo perché poi useremo queste padelle per la fase successiva che è fighissima. Così, comunque, questa è pronta, manca un po' di rosolatura da questa parte, questa è pronta, vedete c'è una cavolata, l'unica cosa si schizza un pochettino al fornello dopo da pulire. Queste costine vengono poi belle, lucide, succose, proprio come... Infatti è una ricetta americana, questa, data da degli amici appassionati veramente di costine, che vi posso assicurare che i giovani specialmente impazziscono, smettono di andare a Roadhouse in tutti quei posti. Anche qua ci siamo, ci siamo. Adesso a questo punto vi servirà, intanto vi dico così, si preparano gli ingredienti, spengo anche questo un attimo, butteremo via aglio e rosmarino, il grassetto che rimane nelle padelle lo lasciamo, adesso io parlo di padelle al plurale perché siamo tanti, ma voi sicuramente, comunque vi posso dire che una così, una mezza, costa a testa, si mangia, perché se non c'è tantissimo da mangiare nelle costine, lo sappiamo, ecco. Ok, ora prendo qualcosa, vado a togliere tutto questo, così, tolgo il più grosso. Poi vado a prendere i miei ingredienti. Allora abbiamo bisogno del brodo, serve qui la salsa barbecue che tutti conoscerete, quella salsa che i ragazzi si mette nel piatto a volte sia con la carne che con le patatine. Ci serve la salsa barbecue e del miele. Ci vediamo tra un po'. Ecco qua, amici. Allora, ho riacceso i fuochi, quasi tutti. Ho messo, guardate, 2-3 mestolate, proprio, vedete, sono proprio quasi due dita di brodo. Allora, una cosa importante, controllate il brodo, assaggiatelo che sia salato bene, giusto perché sarà il sale anche che andrà a salare tutta la carne, le costine, noi non ne andremo ad aggiungere. Quindi, io ho le mie padelle di brodo che sta già bollendo, qui ne metto un altro po'. Ok, provo a togliere questo dal mezzo perché non si capisce niente. In più sta arrivando anche il caldo. Salsa barbecue. Allora, una bella, generosa, se vi devo dire quanto. Però, vedete, cioè, questa confezione ci faccio le 3 padelle. Se voi fate, che ne so... 2 pezzi di costa, gliene metterete 3 cucchiai, insomma, ci vuole. Quindi, salsa barbecue, miele, se avete quello da caccia, più comodo, ma io ho questo qui, guardate, un bel cucchiaio, Il miele deve esserci, perché insieme alla barbecue sarà quello che alla fine renderà lucide e belle, succulente, queste costine. Quindi, un bel cucchiaio di miele per padella. Non la conoscete questa ricetta, sono sicura. Ok, ora prendiamo un frustino e andiamo a mescolare un po' il tutto. Se avete il miele come il mio, che è solido, questo è un miele fantastico, mi porta la mia amica dalla Polonia, me lo porta di Tiglio, me lo porta di Tarassaco, dei mieli che fanno là spettacolari. Ecco, così lasciamo sciogliere un po', mescoliamo.
qui è troppo basso, qui è troppo basso. E adesso andiamo a mettere le nostre costine proprio a mollo in questo brodo. Se pesa, provo ad appoggiare. Scusate, adesso uso le mani, se no se fa notte. Tac. Ho detto uso le mani, ma mi sto anche scottando. Questa è un po' più cicciottella, la voglio mettere di qua. Ok. Ok. Così. Il brodo, eventualmente ci sbagliamo le prime volte come misura, fosse un pelo poco, lo mantenete in caldo e lo potete aggiungere, l'importante è che lo aggiungete caldo, così, o prima ci stavano, adesso non ci stanno più, adesso ammollo un po', questa qua, scusate, pulisco. Ora ci vogliono i coperchi, mettiamo proprio a dormire queste coste, ok, così, vediamo questa, se caviamo questa piccolina, ok, le sistemiamo, stanno tutte bollendo. Ok, andiamo a abbassare tutte e tre le fiamme, ci sarà il fornello da pulire e poi andiamo a mettere i coperchi, rigorosamente ci vogliono i coperchi, 1, 2, 3, tornerò a dare un'occhiata tra un'ora. Un'ora anche abbondante, se non a volte un'ora e mezzo. Tra un'ora vengo a vedere se serve un po' di brodo, casomai io il brodo lo metterò qua che sta caldo. Ok, col suo coperchio. No, ma vedrete, vedrete. È o no una cavolata? È una cavolata. Ci vediamo tra un'ora e un quarto per vedere a che punto sono le nostre costine. Eccoci qua amici, è passata un'oretta, allora inizio a togliere i coperchi e le vado anche a rigirare e a controllare se la carne, vedete, inizia, vedete, voglio provare, scusate, a fare così. Vedete che inizia a staccarsi dall'osso. Le vado a girare così rimangono belle umide. E ora non metto più il coperchio. Le rigiro, tolgo i coperchi, lascio bollire, assorbire tutto il liquido finché dovrà rimanere un sugo quasi caramellato, poi vedrete. Comunque ora è passata un'ora, via i coperchi e andiamo a continuare. Rigiratele, assaggiatela, io le ho assaggiata, è salata giusta, così, ed ora lasciamo bollire, possiamo anche alzare un pelo la fiamma, ad esempio io sto notando che questa è più avanti, perché è un altro tipo di padella, è più bassa, è più larga, è così. Via, vamos a continuare a far asciugare questo liquido. Ora, questa fase finale, diciamo un po' più delicata nel senso, bisogna starmi un po' dietro, perché il liquido farà veloce ad assorbirsi e noi dovremmo tenerle abbastanza rigirate, perché nel giro di poco passerà a cambiare colore, inizierà la caramellatura, ecco, vedete, ancora no, però inizierà a diventare sempre più lucida, quindi insomma gli stiamo vicini. Queste sono un pelo più indietro, a questo punto si possono alzare, si può alzare la fiamma, ma sarà una cosa abbastanza veloce. Così
ogni 3-4 minuti le manteniamo rigirate. Dobbiamo, deve rimanere nella padella una cremina lucida, una glassatura. Eccoci amici, guardate un po', inizia proprio la vera caramellatura. Guardate che roba, guardate che colore. Cioè, sono venute atomiche, guardate che roba. Guardate come si stacca la carne, vedete, solo a toccare. Meraviglia. Intanto si stanno friggendo le patatine fuori. Guardate, ancora 2-3 minuti, perché proprio deve essere... Spostiamo un po' una, perché sono strapiene questi... Vedete questa caramellatura che si sta facendo? Ecco, è questa che renderà succolente così queste costine, in un modo fatto che è una cavolata. Guardate un po', guardate che meraviglia, guardate questo colore. 2 minuti, spengo, le passo di là, ci vediamo di là. Voglio farvi una carrellata del finale di queste costine, di tutte e tre le padelle. No, guardate che spettacolo, c'è anche atomiche. E voilà le nostre costine, cioè guardate, ve ne faccio vedere una, guardate. Cioè, nonna, veramente questa ricetta spacca, tanta tanta roba. Che vi devo dire? Ora faccio un po' di posto. Volevo farvi vedere in un piatto. No, intanto volevo farvi vedere proprio senza un coltello. Guardate, cioè... guardate, cioè così. Spero che vedete, cioè vi sto rompendo uno dei pezzi grossi, cioè, si stacca, è meravigliosa con questo, su questa caramellatura. Avete visto, salsa barbecue, un po' di miele, un po' di brodo, una gran cavolata, e ce la vendono sempre come chissà che, mannaggia. Mannaggia, e poi a ogni persona possiamo dare. Qua ho un piatto, ora faccio i piatti per i miei ragazzi. Sposto una padella perché sennò qua non ci stiamo. Che vi devo dire? Io adoro questa ricetta. Così. Due tre patatine e il gioco è fatto. Bene, buon appetito, provate queste costine. Non dico diffidate degli americani, ma credetemi che pure in Romagna si fanno delle costine così. Bene, ciao, buon appetito.